Non è piaciuta ai genitori degli alunni della scuola media Padalino la decisione del Consiglio d'Istituto di ridurre da 6 a 5 giorni, quindi dal lunedì al venerdì, le lezioni a scuola. La scelta, presa il 20 dicembre dello scorso anno, ha messo in difficoltà le varie famiglie sotto diversi aspetti. Dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della didattica, c'erano dei cambiamenti importanti. Come genitori, circa 100 genitori, abbiamo inviato una lettera alla dirigente, all'ufficio provinciale e anche al sindaco, perché chiedevamo un incontro per capire esattamente cosa c'era dietro questa nuova organizzazione. Ad oggi noi siamo seriamente preoccupati perché non c'è stata una convocazione da parte della dirigente, siamo in attesa che l'ufficio provinciale scolastico ci chiami. Ad oggi abbiamo solo incontrato il sindaco per porgli appunto queste nostre preoccupazioni, cioè nella città dei bambini noi abbiamo i nostri bambini che faranno il pranzo non più a casa ma a scuola con un panino in 10 minuti. Questa è una cosa che ci preoccupa anche l'aumento delle ore di scuola. Si parla di 6 o 7 ore, dove sappiamo bene, una letteratura dice che dopo 4 ore i bambini normalmente fanno difficoltà, e quindi queste modifiche organizzative, le modifiche relative anche ai trasporti, noi vorremmo sapere come viene gestita questa nuova organizzazione. Purtroppo ad oggi noi non abbiamo ricevuto una risposta e questo è fortemente preoccupante per tutti i genitori. E nonostante le nostre richieste, che sono state fatte in più volte, sollecitate, e questa mancanza di ascolto a noi ci preoccupa, perché è percepita come una forte censura da parte della scuola nei nostri confronti, mentre noi vorremmo esclusivamente cercare un dialogo. Questo dialogo, che è mancato, nasce anche da una poca consapevolezza di come si è arrivati a questa decisione, a partire dal sondaggio che è stato sottoposto a noi genitori quando c'è stato anche il problema del terremoto. Tant'è che il sondaggio è stato anche posto in modo poco chiaro. Non era chiaro chi dovesse votare, se entrambi i genitori o un solo genitore. Non era chiaro quale sarebbe stata l'articolazione didattica di quel periodo, la questione sulla mensa dal punto di vista nutrizionale, anche l'aspetto dei ragazzi fragili che come sappiamo sono in numero sempre crescente, quindi i cosiddetti BES che hanno dei bisogni educativi speciali, dove stanno dentro i DSA. Ci sono ragazzi che hanno nella scuola un momento di vita sociale e quindi per loro anche questo aspetto di ridurla dai 6 ai 5 giorni implica un cambiamento dal punto di vista familiare non di poco conto. Durante l'incontro di ieri sera i genitori hanno sottolineato che interesseranno della questione sia il Ministero dell'Istruzione sia il Capo dello Stato.